Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video acquisti. Ho fatto degli acquisti sui detersivi, quindi ho comprato un po' di detersivi riguardo il bucato, riguardo il pavimento, comunque che adesso vi farò vedere, e poi degli acquisti beauty perché ho acquistato degli shampoo, balsamo, dei deodoranti per il corpo, insomma, vabbè, inizio subito con farvi vedere i detersivi. Iniziamo dagli detersivi, anzi, tra l'altro ho preso anche un deodorante per l'ambiente. Comunque, vabbè, inizio, va, perché sennò poi io mi divulgo troppo. Allora, ho preso questo straccio qua, che tra l'altro era l'ultimo, a 1,59 euro, era in offerta, mi sembra, ed è uno straccio che io adoro per fare le pulizie. Infatti ho fatto anche un video dove faccio vedere tutti gli accessori che uso quando faccio le pulizie. Se magari qualcuno di voi l'ha perso, vi lascio il link qui, così magari potete andare a dare un'occhiata. E tra quegli accessori c'è anche questo, quindi l'ho ricomprato proprio perché non mi va di rimanere in casa senza questo straccio qui. Poi ho preso questo fabuloso per i pavimenti. C'era anche viola, c'era anche azzurro e fucsia. Questa è una profumazione molto molto floreale, freschezza floreale infatti, e quindi ho preferito prendere questo 1,19 euro, però vi dico che ero molto molto tentata anche da quello viola che era alla lavanda, mentre quell'azzurro non so se era freschezza alpina, ma forse no. Comunque ero tentata da quello viola, però poi alla fine lì per lì ho deciso di prendere questo perché togliendo il tappo appunto sentivo, diciamo, fiori, tra virgolette, fiori. Poi ho voluto riprendere perché non è la prima volta che lo uso e se mi seguite l'avete già sicuramente visto in qualche altro video, forse nei prodotti finiti dei detersivi. Questo detersivo igienizzante della Ace. Allora, è venuto 3,49 euro, sono 1650 ml di detersivo ed è un detersivo igienizzante che a me piace molto. Ovviamente non vado a fare il test, quindi non so se igienizza davvero oppure no. Però sono sicura che sbianca, sì, oltre smacchia anche, ma sbianca molto il bucato. Quindi diciamo che io lo uso molto volentieri. L'unica pecca di questo detersivo è il tappo, che io pensavo che fosse un flacone ricarica. Invece una ragazza di voi che mi segue mi ha scritto con un commento sotto il video, forse appunto dei prodotti finiti, e mi diceva: no, guarda Barbie, vedi che proprio è Ace che fa i detersivi con questo tappo inutile. E infatti è vero, è veramente inutile perché, boh, vabbè, comunque sì che magari la maggior parte adesso delle lavatrici hanno le misure scritte, quindi possiamo dosare il prodotto se vogliamo dosarlo, però perché tutte le altre marche hanno il tappo dosatore Ace, no? Boh, vabbè, comunque ho preso questo, appunto 3,49 euro, forse è un po' caro, comunque questo. Poi questo ammorbidente qua, che veramente costa poco, poi quando ci sono le offerte costa ancora di meno, ovviamente. Io l'ho pagato 1,700 ml di Coccolino Creations ed è veramente un ammorbidente che mi piace tantissimo, veramente tanto tanto tanto, e questo lo uso molto molto volentieri. Questo poi, sempre per quanto riguarda il bucato, ho preso, oltre diciamo appunto ad Ace, anche le tabs, quindi le capsule, diciamo, Dash. C'erano tante profumazioni. Io ho preso però il Dash classico, però c'era anche, mi sembra, la lavanda, addirittura due o tre ce n'erano in tutto, oltre a questo qui. Però ho preferito prendere questo, anche questo mi è costato 3,49 euro, vediamo quante, ci sono 15. 15 capsule, tabs, così si chiamano, 3 in 1, perché forse c'è all'interno l'ammorbidente, mi sembra. Non specifica assolutamente niente qui e qui neanche, non specifica nulla. Questa è la parte dietro, questa è la parte superiore, giù non c'è niente, ai lati non c'è niente, però dovrebbe essere detersivo, ammorbidente e sbiancante. Vabbè, ok, 3 in 1, crediamoci. Poi, oh, forse fa vedere 1, 2,
No, dice che si mette nel cestello. Ma perché non lo spiega? Non capisco io. Vabbè, se magari voi lo sapete me lo scrivete perché sono troppo curiosa. Troppo curiosa. Vado avanti. Sempre per quanto riguarda il bucato, ho preso spuma di champagne però per i capi neri e scuri. Non è la prima volta che lo prendo e mi trovo bene. Di solito questi prodotti qui, per appunto i capi neri e scuri, costano un po'. Infatti questo io l'ho preso 2,39 euro di un litro. Però a me piace, spuma di champagne per i capi neri e scuri mi piace tanto, infatti ora era da un bel po' veramente che non lo prendevo, però mi ricordo appunto di averlo già usato e di essermi trovata veramente bene. E poi ecco il deodorante che ho preso per l'ambiente di casa, è questo dell'Erwitch. Allora, l'Erwitch ha tre tipi di fragranze in questi barattoli qui di ricarica e latta. Allora, c'ha quello alla vaniglia, quello non me lo ricordo più, quello non me lo ricordo più, questo alla freschezza di lino e lavanda bianca, però mi sembra che ce ne sia anche un quarto. Comunque, dove sono andata io ce n'erano solo tre e questo vi dico la verità che non l'ho mai preso. Ed ha appunto questo sfondo azzurro, ma credetemi che io questa profumazione non l'ho mai presa ed è freschezza di lino e lavanda bianca. Atmosfera fresca, lo proverò e vi saprò dire com'è. Poi, basta. Allora, detersivi, ve li ho fatti vedere tutti. Adesso passo al beauty. Beauty, deodorante. Dove classico, chi non lo conosce, 1,99 euro. Questo qui, anche di questo ci sono tantissimi altri tipi, ma secondo me, come il classico, non ce n'è. C'era veramente l'ultimo, quello al talco, che mi attirava tantissimo. Però, per non sbagliare, ho voluto prendere l'original perché così almeno so che non sbaglio. Poi anche di questo ce ne sono tantissimi tipi ed è il detergente intimo della Cilli con antibatterico e anche questo mi è venuto 1,99 euro. Stavo prendendo tipo quello rosa delicato, però poi ho preferito prendere questo antibatterico. C'è anche quello verde freschezza in gel che mi piace molto, però diciamo che non è adatto per questo periodo, già fa freddo di suo. Poi vado avanti nel farvi vedere che mi sono presa questo shampoo colorante, questa tinta, e ho preso il numero 5 biondo scuro naturale. Eccolo qui, l'ho pagata 4,99 euro, però mi sembra di averla acquistata altre volte ad un prezzo inferiore, però magari forse mi sto confondendo con l'altra, con quella con la scatola nera che adesso non ricordo la marca. Boh, non mi ricordo la marca. Boh. Perché quella di solito costa meno, però magari mi sto confondendo io. Quindi 4,99 euro, non vedo l'ora di farmela perché ne ho bisogno. Poi assorbenti. Allora, non so se hanno cambiato il pack, quindi la confezione, oppure se sono io che non li acquisto da tanto. Questi Lines petalo blu che mi sono venuti 1,86 euro, mi sembra appunto senza offerta questi qua. Li ho presi con Ali, ma io questa confezione qua non me la ricordo. Forse perché sono abituata di solito della Lines a prendere quelli seta, mi sembra che si chiamino Lines Seta Ultra. E quindi sono viola, blu, però blu, vabbè. Questi poi ho voluto prendere anche i Salva Slip, sempre della Lines. Ho preso gli Intervallo, questi, e li ho pagati anche questi 1,99 euro a confezione, però ce ne sono 44 e 44, quindi 84 Salva Slip, va benissimo così. E poi continuo col farvi vedere. Ho preso questi dischetti qui, levatrucco, 98 centesimi della Selex. Tra l'altro era l'ultimo pacco, altrimenti dovevo prendere i Demacup che mi piacciono tantissimo, ma che non costano sicuramente 98 centesimi perché il prezzo di quei dischetti è più alto. Questi della Selex mi sembra di non averli mai acquistati e quindi li voglio provare anche perché mi sembra che costino poco. Chissà se sono 100% cotone, qui dice in cotone, quindi magari sono 100% cotone, speriamo. Poi due dentifrici. Allora, ogni tanto prendo il Sensodyne per i denti sensibili.
Costa perché questo qua è venuto 2,99 euro, mi sembra che era anche in offerta, e questo è Sensodyne Complete Protection, non è la prima volta che lo prendo. Questo ogni tanto sì, ogni tanto lo uso. E poi ho preso questo qua che mi piace tantissimo, pagato 1,39 euro, e che è dentifricio con all'interno anche il colluttorio della Z Complete, e questo mi piace molto perché non è la prima volta che lo prendo, anche se mi ricordo di aver preso la Z sempre con il colluttore all'interno, però mi sembra che ce ne siano di due tipi, solo che qui dove sono andata io c'era solo questo tipo, quindi io mi ricordo che tra i due ce n'era uno che mi piaceva di più. Spero che sia quello giusto perché non lo so. Ho stoppato un attimo il video perché mi era presa una tosse terribile, quindi mi sono dovuta fermare, bere un po' d'acqua, forse ancora mi vedete gli occhi lucidi, non lo so, perché appunto, cioè, mi era presa questa tosse. Poi, dopo questo, vi faccio vedere lo shampoo e il balsamo che ho preso. Allora, ho preso questo shampoo qua della Garnier Ultra Dolce in offerta a 1,99 euro, Oliva Mitica. Vi premetto che io questa linea qua dell'Oliva non l'avevo mai mai acquistata, quindi non so come sia e né tantomeno ho visto delle recensioni al riguardo, quindi non so se ho fatto bene o ho fatto male ad acquistare, anche se poi comunque ognuno ha i propri gusti, quindi può piacere a te, non piacere a me e viceversa, è giusto che sia così. Comunque 1,99 euro questo shampoo. Praticamente è per i capelli inariditi e sensibilizzati, all'olio extravergine di oliva, ingredienti naturali o di origine provenienti da fonti rinnovabili, vedremo. E poi sempre a 1,99 euro ho preso della stessa linea il balsamo, non vedo l'ora di provarli, cercherò di provarli insieme perché voglio veramente vedere l'effetto che mi dà sui capelli, voglio vedere veramente come mi ci trovo perché ora è da un bel po' che è uscita questa linea, ma io vi dico che ne so zero. E basta. Il mio pacchetto è completamente vuoto e mi ha fatto tanto piacere condividere con voi questi miei acquisti di detersivi e beauty. È un argomento che mi piace tantissimo e so che anche voi ci tenete e che vi piace tantissimo. Vi mando un bacio grande, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel like e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché vi aspetto tutti 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 qui iscritti e vi do appuntamento ad un prossimo video molto molto presto, non perdetelo, non mancatevi, mi raccomando. Ciao, grazie!